Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi nuovo giretto in Vespa, un po' più piccolino perché ormai siamo a metà settembre, quindi le giornate si sono accorciate, comincia a fare un po' più freschino, ma ho approfittato del mio giorno di riposo, oggi non lavoro, e per sfruttare insomma le ultime giornate di tempo abbastanza decente, perché comunque non è che sia bellissimo, per venire a fare qualche altro girettino in Vespa per quest'anno. Allora, mi trovo in questo momento in Val Canzoi, siamo sempre in provincia di Belluno, siamo a 40 km, 40 minuti di tragitto da Belluno a qui, e mi trovo in questo momento in un laghetto. La Val Canzoi è abbastanza grande e questo è quello che si vede, c'è un lago che è abbastanza secco e poi c'è tutto un sentiero ad anello, appunto, che dovrebbe costeggiare tutto il lago. Non c'è nessuno, ho incontrato adesso una persona che era a spasso con il cane e basta, zero connessione, assente, quindi sono fuori dal mondo. E foglie che cadono, quindi dai, facciamo un girettino, ho portato anche il drone e vediamo cosa riusciamo a vedere in questo posticino. Allora, ho attivato anche l'Active Track e vediamo un po' cosa riusciamo a vedere. Del lago comunque è bassissimo, è veramente veramente basso. In fondo c'è una piccola diga proprietà Enel, allora si comincia a sentire un po' il clima autunnale. È vero che siamo in montagna, siamo a metà settembre, però le temperature sono calate abbastanza. Adesso qui ci saranno 18, 17, 18 gradi perché ho la giacca, che non è pesantissima, però io sto benissimo così. È vero che sotto ho le maniche corte, però specialmente qui c'è molta umidità, infatti il terreno è bagnato, c'è anche un po' di fango. Adesso qua asciutto proprio indietro era un po' melmoso, un po' fangoso, quindi probabilmente avrà anche piovuto, ma per il momento il tempo regge, quindi speriamo di riuscire a visitare il più possibile. Io ho parcheggiato la Vespa lì dove c'è la casetta dell'Enel, la diga proprio a fianco, ho parcheggiato la Vespa e ci dovrebbe essere un altro sentiero che poi scende, perché ho visto il signore di prima con il cane che è sceso, c'è una piccola scalinata, si scende e non ho poi idea di dove porti. C'è un'indicazione, c'è un cartello, però non ho ancora visto, quindi poi magari quando torno indietro facciamo un giro e vediamo un po' cosa c'è. Se
sento delle voci provenire da dietro, ma non riesco a capire da dove provengano, probabilmente dall'altra sponda. Non lo so, sento delle voci. Non riesco a capire da dove vengano. Continuiamo, va. Allora, per di là si va verso la Val Canzioi, il sentiero Natura, mentre noi proseguiamo di qua e andiamo verso la punta, quindi la fine del lago. Allora, ho appena incrociato altre due persone, una coppia che si stava facendo il suo bel giretto. E vediamo un po' dove porta questo sentiero. Alla mia destra sento un suono di ruscello o cascata, è che da qui non si riesce a capire perché c'è tutta la boscaglia. Vedete? Quindi non si riesce bene a capire cosa ci sia, ma proseguiamo e vediamo un po'. Tra l'altro, questa è anche una zona di pesca, quindi se siete pescatori e avete la licenza potete venire qui tranquillamente a pescare. Questa è la zona di pesca, zona di pesca lettera E. Allora, dovremmo essere arrivati alla fine del lago. E qui c'è il torrente, poi di là c'è il lago, qui c'è un ponte e il sentiero prosegue verso l'interno, quindi possiamo andare a vedere. Allora, ho appena percorso 1 km, 19 minuti di camminata e proseguo. Allora, qui il sentiero comincia ad inarpicarsi un pochino, comincia a salire. Qui dietro alla mia sinistra c'è sempre il ruscello, penso che si senta dalla Insta perché è un po' lontano, ma penso che si sente comunque. Allora, piccolo inconveniente, mi è venuto il dubbio di aver lasciato le chiavi della Vespa attaccate. E infatti deve essere così perché sul mio borsellino, sullo zaino, non le ho, quindi le devo aver lasciate su. Quindi sto tornando indietro abbastanza velocemente, anche è vero che qui non è una zona di passaggio, non c'è praticamente nessuno. E la Vespa comunque è in una zona sicura, isolata però. Non si sa mai, quindi sto tornando indietro per recuperare le chiavi, sperando che siano lì. Allora, sto arrivando. Mi sono fatto praticamente un altro chilometro per tornare indietro, sperando di trovare le chiavi perché altrimenti diventa un bel problema. Eccole qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
Sì. Mi sono fatto praticamente 1 chilometro di corsa perché poi ti sale un po' di angoscia di non trovare le chiavi, ma anche di non trovare la Vespa, perché con le chiavi su così, tra l'altro ho messo anche il bloccadisco, uno se la può tranquillamente portare via. Quindi vabbè. Allora, dopo aver praticamente sudato e aver consumato 119 kcal, non tutte per recuperare le chiavi, ma quasi. Allora, ritorno indietro. Non riprendo il sentiero di prima perché mi tocca rifare un altro chilometro a piedi e onestamente non c'ho voglia, anche perché penso non ci sia molto da vedere qui in sostanza. C'è questo lago molto, molto carino, poi ci sono diversi sentieri, ma non ci sono paesaggi, non ci sono chissà che cose da vedere. Ecco, quindi non riprendo quel sentiero lì, però visto che c'è una famiglia ai piedi del lago, sulla secca, e quindi vorrei andare lì e far decollare il drone. Il problema è capire dove si potrebbe scendere per arrivare lì. Quindi ritorno indietro un'altra volta e provo ad accedere alla secca del lago, probabilmente dal ponticello che abbiamo visto prima. Quindi provo a ritornare lì. Mi è venuto giù un albero. Allora, diciamo che uno potrebbe accedere anche da qui. È molto pendente, però secondo me in qualche modo si riesce anche. Però provo a vedere se c'è una via d'accesso un po' più avanti. Allora, ci sarebbe un'altra via di accesso qui. Qui. Sembra anche un po' più piano, quindi dai, proviamo. Provo ad accedere da qua. Ecco, l'importante è poi ricordarsi da dove si è passati, altrimenti diventa un problema. E voilà! Spero che quelli della forestale non mi facciano storie per aver parcheggiato la Vespa lì in quel punto, perché per arrivare lì appunto bisogna percorrere 200 metri, una stupidaggine su una strada che in realtà non è privata, però c'era il cartello del divieto di accesso, divieto di transito tranne ai veicoli autorizzati per i soccorsi o cose varie. Però sono appunto 200 metri e l'ho parcheggiata lì. Ho visto che un altro in moto era passato, quindi sì, non penso ci siano problemi. Non creo e non reco disturbo a nessuno. È lì parcheggiata su un angolino, come avete visto, quindi problemi non ce ne sono. E pensare che praticamente siamo dentro in questo momento al lago. Siamo proprio dentro, quella lì è la linea praticamente. L'argine, e noi ci siamo ovviamente dentro. Infatti, lì in fondo si intravede la diga, lì c'è la Vespa parcheggiata, e noi siamo dentro il lago. Pazzesco! Infatti, c'è un po' di melma, è molto secco, quindi mi sa che qui di acqua è. Diciamo che è secco da un bel po' di tempo, eh. Adesso magari aprono le chiuse, mi ritrovo sommerso. Non credo. Comunque è passata un'altra jeep della forestale e sono due. Chissà da dove provengono più che altro. Allora, c'è un silenzio tomba, si sentono giusto i rumori, i suoni di qualche uccello così, e dei miei passi, ma c'è un silenzio proprio tomba tomba.
Allora, dronatina fatta, esattamente 18 minuti di volo, quindi non sono i 25 minuti che dichiara DJI di volo, ma un po' meno. Dovete sempre tener conto appunto della fase di decollo e poi di atterraggio, quindi dal decollo all'atterraggio sono passati più o meno 19 minuti, quindi dai, una ventina di minuti li fate tutti. Allora, sto tornando verso la Vespa perché voglio prendere quel sentiero che sta vicino alla diga per vedere dove porta. Perché ho visto dalle immagini del drone, sembra un bel posticino anche di là, quindi dai, proviamo ad andare a vedere e poi torniamo. Allora, prova ad arrivare fino a lì e vediamo un po' cosa si vede, perché volevo vedere la diga, ma probabilmente essendo è tutto ricoperto da alberi non si vedrà assolutamente niente, quindi provo ad arrivare fino a lì e poi probabilmente tornerò su perché diciamo che è abbastanza pendente il sentiero ed è pieno di sassi, quindi non so nemmeno poi dove porti. Provo a vedere, dai. Questa zona dove mi trovo ora adesso l'ho ripresa prima con il drone e dall'alto c'è una vista bellissima della diga e poi del paesino che ci sta un po' più avanti. Qui in realtà non si vede molto, dentro al bosco. Il sentiero è abbastanza ripido, pieno di sassi, non è rumori, boh. Non è semplice da praticare, però dai, ce la si può fare. Ora vado un po' più avanti, vedo cosa c'è e poi ritorno su. Allora, mi sa che il sentiero finisce nella strada principale. La strada che ho percorso per venire su finisce qui, qui c'è una casetta di legno e poi un po' più avanti c'è il paesino che si è visto prima con il drone, quindi il tutto finisce qui. Allora, come vi avevo detto prima, lì in corrispondenza della casetta ci sono due cartelli con il divieto di transito, eccetto gli autorizzati. Questa è la stradina, piccolo tornantino, si va su. Poi c'è un altro tornante, si percorrono più o meno altri 100 metri e si arriva al parcheggio dove c'è la diga. Allora, sto tornando al parcheggio, alla fine qui non c'è moltissimo, c'è quel piccolo sentiero che dalla diga scende e si ricongiunge, si collega qui alla stradina principale che poi ti riporta su alla diga. Quindi non c'è assolutamente nulla, ritorno indietro e finisco insomma questa visita che non male, dai. Posto abbastanza carino.
Allora ragazzi, seduto sul guardarail qui al parcheggio del lago di Valcanzoi, io la visita l'ho terminata, alla fine ho percorso più o meno 3 km, non di più. Mi sarebbe piaciuto continuare il sentiero che avevamo visto dopo il ponte, ma con l'inconveniente delle chiavi ho preferito tornare indietro e trovare le chiavi. Per fortuna erano attaccate alla Vespa, sbadatamente le ho lasciate attaccate lì. È una zona molto tranquilla, però insomma non si sa mai, ecco. Allora, diciamo che a livello paesaggistico non c'è molto, questo posto non offre molto. C'è il lago, c'è una bella vista dal parcheggio qui, dalla diga c'è una bella vista, però poi non c'è molto, ecco. Ci sono diversi sentieri che conducono a diversi rifugi, quindi se siete appassionati di trekking venite, se invece siete amanti così di scattare fotografie o amate i paesaggi, diciamo che qui, ecco, non c'è moltissimo se non il lago. Ci sono molti boschi e basta, sostanzialmente. Quella lì è la strada principale, io sono salito da lì. È una strada privata perché conduce appunto a proprietà Enel, quindi le macchine vanno lasciate giù e poi bisogna percorrere questi 300 metri a piedi, poco meno di 300 metri. È abbastanza pendente, però insomma è tutto asfaltato, quindi ci si riesce tranquillamente. Io con la Vespa comunque ho rischiato, sono venuto su perché ho visto che altri motociclisti stavano salendo, quindi sono venuto fin qua. Poi loro sono tornati giù, invece io ho parcheggiato lì. Poi ho intrapreso quel sentiero lì e sono andato avanti. E quindi niente ragazzi, spero che questa breve visita alla Valle di Valcanzoi vi sia piaciuta. Spero di riuscire a fare qualcos'altro prima dell'arrivo dell'inverno, anche se durante l'inverno ho comunque intenzione di portare qualcosina, magari in macchina, andare a fare qualche bel giro sulla neve. Ma finché il tempo regge, siamo a metà settembre, regge, fa ancora un po' caldino, quindi finché riesco voglio fare qualche altro giro, penso uno o due massimo, non di più. Niente ragazzi, allora vi lascio alle clip finali, io però vi saluto qui, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!